Figura poliedrica dell'età medievale, Raimondo Lullo nasce nel 1232 e muore con molta probabilità nel 1316 all'età di 83 anni. A lui dobbiamo un considerevole numero di opere redatte in latino, in arabo, in catalano. È di fatto il primo intellettuale europeo che scrive trattati dottrinali in volgare. Le notizie relative alla sua vita è lo stesso Lullo a fornircele. Nel 1311 detta la propria autobiografia ad un monaco di Popea, la Vida Coetanea o Vida de Mestre Ramon, che poi successivamente, per volere di uno dei suoi discepoli, Tomà le Mesie, verrà corredata di belle immagini, il Breviculum, un codice miniato contenente 12 illustrazioni che fanno riferimento alla vita e al progetto intellettuale missionario del Beato. Lola Badia, ordinaria del Departamento di Filologia Catalana e Linguistica Generale della Università di Barcellona ed anche Premio Nazionale di Cultura del 2016, mette in evidenza alcuni degli aspetti fondamentali della sua esistenza. In partenza nella biografia di Lullo ci sono due esperienze consecutive, tutte e due fondamentali per definirlo come per definire la sua personalità come scrittore, come pensatore, come uomo d'azione e anche come uomo religioso, come mistico. La prima è la conversione alla penitenza, quando Lullo ha sui 30 anni abbandona la vita di cortigiano, di una famiglia per bene, con tutte le particolarità di quel momento, diventare cavaliere, era trovatore, queste cose, e sente la chiamata del Signore e abbandona completamente quanto aveva fatto prima, quindi diventa penitente e da questa penitenza ricava tre propositi che poi vorrà mantenere durante tutta la vita, cioè convertire gli infedeli. Lo scopo fondamentale della sua vita sarà questo, scrivere un libro per ottenere questo scopo, questa finalità, e fondare anche delle scuole, dei monasteri dove si porti avanti la missione che lui ha intrapreso. Però ci vuole un metodo per fare questa cosa. Sto libro che lui deve scrivere, non prima ha scritto in prosa, ha imparato l'arabo, ha studiato teologia, ha studiato logica, però ha bisogno di un metodo proprio, e la seconda fase della sua conversione è la cosiddetta illuminazione, cioè la scoperta dell'arte, del metodo suo particolare, del metodo suo che gli permetterà di, ragionando, portare i non credenti alla fede cristiana. Quindi è la particolarità di Lullo è questa duplice esperienza iniziale. Altri momenti fondamentali della sua vita sono, per esempio, i viaggi che ha fatto, no? Il viaggio fondamentale a Parigi, dove ha voluto presentare davanti all'università, davanti ai sapienti dell'università, questa sua arte e i libri che aveva prodotto sotto l'ispirazione del suo metodo, e ha scoperto che il suo metodo era talmente nuovo, talmente, diciamo, originale, poco noto, che non è stato accettato, no? Quindi Lullo allora ha dovuto riformulare la sua arte, ha dovuto ripensarci, no? È stata un'esperienza dura, quindi la prima visita a Parigi all'università e capire che doveva adattarsi ai metodi generali. Altre esperienze fondamentali sono state i viaggi nel mondo islamico, in Nord Africa, è stato a Tunisi, è stato in contatto con i musulmani e ha compreso la difficoltà reale di questa possibilità di dialogo con gli altri. E poi altre esperienze fondamentali della sua vita sono i viaggi di un attivista che frequenta le corti, la corte del re di Maiorca, del re d'Aragona, del re di Francia, la corte papale, per ottenere fondi per portare avanti il suo proposito. Questi sono i momenti fondamentali della sua vita. Raimondo Lullo dedica la sua vita all'elaborazione di un metodo universale
che abbraccia vari ambiti del sapere, la logica, la metafisica, la teologia, una sorta di metodo dei metodi che è sì rappresentativo del sapere del XIII secolo, ma allo stesso tempo è fortemente originale, poiché ci dà la possibilità di arrivare alla comprensione di tutte le cose, visibili e invisibili. Sebbene molto complesso riassumerla in pochi minuti, la professoressa Lola Badia ne mette in luce gli aspetti fondamentali. L'arte di Lullo è un complesso sistema di pensiero che va inserito nel mondo in cui è stato concepito, quindi è stato costruito ovviamente con materiali medievali. Dietro c'è la logica aristotelica, la scienza cosmologica e medica ereditata dalla tradizione greca, la teologia cristiana. A partire da questi materiali Lullo ha concepito un sistema proprio, un sistema particolare suo, che consiste nel fatto di stabilire un certo numero di principi astratti, regolati da un insieme di procedure logiche che permettono di determinare la verità o la falsità dei ragionamenti. È un metodo che non ha una formulazione unica, perché Lullo è partito da una intuizione. Questa intuizione dice che deve esistere un sistema di calcolo mentale che permette di discriminare, di scevrare fra quello che è vero e quello che è falso. E così, se ragioniamo bene, potremo distinguere la verità e le falsità delle religioni. Questo era lo scopo fondamentale di Lullo, no? Quello che ha stabilito nel momento della conversione. L'arte era ardua, era difficile, ne ha fatto diverse formulazioni successive. Quelle iniziali, le prime formulazioni dell'arte sono molto complesse, maneggiano un numero importante di principi e di procedure che si esprimono in figure, in formule che inducono a un linguaggio, diciamo, formalizzato. Questo è il primo problema dell'arte per la sua comunicazione, la difficoltà che gli utenti trovavano nel momento di tenere a memoria tutti questi materiali. E infatti Lullo ha cambiato idea nel momento in cui ha capito che, come dice lui, la debolezza della mente umana non riusciva a seguire la complessità dei suoi ragionamenti, ha fatto una versione più chiara, più facile, più riassunta, che nel 1308 è diventata l'arte generale, ultima, detto così perché ne ha fatto diverse, no? Fondamentalmente l'arte, per capire come funziona, bisogna entrarci, bisogna usarla, né? Lui no, non dice che non è possibile vederla dal di fuori, bisogna entrarci dentro e usarla. Ci sono delle figure, c'è la figura A, che è Dio con tutte le sue qualità, c'è la figura T, la figura delle combinazioni fra i concetti, e bisogna entrarci, farla, usarla e metterla in funzionamento. L'arte è anche plurifunzionale, serve per la conversione degli infedeli, ma essendo un metodo generale, generalissimo, che è al di sopra della teologia, al di sopra della logica stessa, è applicabile a tutte le scienze. Quindi l'arte di Lullo, soprattutto nel Rinascimento, è stata apprezzata in questo senso. È un metodo di metodi applicabile a tutte le scienze. Lui ha scritto manuali su tutte le scienze possibili, dalla teologia, la filosofia, il diritto, la medicina, la logica, la retorica, l'astronomia. Quindi è un proposito ambizioso. Non facile, no? Raimondo Lullo fu un viaggiatore instancabile. Tra le mete raggiunte c'è anche l'Italia. Lola Badia ci racconta quali località italiane visitò e in che occasione. Lullo era un grande viaggiatore. Lui ha iniziato a Maiorca, l'isola di Maiorca, il regno di Maiorca comprendeva la città di Montpellier. Inizialmente si muoveva in questo ambiente e ha iniziato a muoversi quando ha voluto diffondere il suo metodo per convertire gli infedeli. Quindi il primo posto dove è andato a farsi sentire è stato Roma, la
corte papale, no? Non ha trovato interlocutori perché i papi erano occupati in faccende molto mondane in quel momento. E poi dopo altri viaggi in Nord Africa, così, è arrivato alla corte papale quando la corte papale era a Napoli, e nel 1294 è stato presente nel periodo del brevissimo pontificato di Celestino V, e poi dopo ha tentato di intervenire, anche di trovare il modo di interloquire con Bonifacio VIII, ma erano momenti in cui veramente i propositi, diciamo, missionari di Lullo non potevano penetrare in quel mondo. Napoli, Roma, poi Genova ha avuto anche un contatto con Percivale Spinola, e Genova è diventato uno dei punti, dei depositi, delle città che dovevano accogliere dei depositi di libri lulliani per la posterità. Non è rimasto questo nucleo genovese, però c'è questa idea. Venezia anche, Venezia non l'ha mai visitata, ma ha mandato libri al Doge, che si conservano ancora nella Biblioteca Marciana. È stato anche a Pisa, dove è andato a Pisa dopo un secondo viaggio nel Nord Africa, ha subito un terribile naufragio e è stato accolto nel monastero di San Donnino, e lì lui durante un periodo ha parlato anche al Senato di Pisa chiedendo soldi per la missione, no? E finalmente negli ultimi anni della sua vita, che li ha trascorsi a Messina e a Tunisi, a Messina perché Messina, la Sicilia era, il re di Sicilia era della dinastia catalana, aragonese catalana, era un re che aveva idee di far penetrare la spiritualità nel governo della città, e lì ha tentato anche quindi di entrare in questo progetto del re Federico di Sicilia, prima di andare a Tunisi, dove ha finito la sua vita discutendo, come aveva desiderato tutta la vita, con dei sapienti musulmani.